Buongiorno a tutti da Fabrizio, bentornati come sempre qui sul canale. Allora, come potete vedere, ho comprato una marea di pannelli fonoassorbenti per migliorare l'acustica del nuovo studio e li ho comprati su un sito cinese, su AliExpress, dove ovviamente costavano pochissimo, costavano molto meno della metà di quello che mi sarebbe costati comprarli invece in negozio qui vicino a dove abito io. Questi pannelli però vi arriveranno con un paio di problemi, ovvero questi, vediamo se riesco a farvelo vedere. La forma sarà un pochettino schiacciata, perché cosa succede? Quando vi fanno la spedizione di un blocco di roba così, li comprimono tutti assieme e usano del nastro adesivo per tenerli compressi. Quindi saranno un pochettino rovinati appunto da questo nastro adesivo. Inoltre, il secondo problema, e se guardate le recensioni ve ne accorgerete per tutti i venditori, poi ovviamente può essere chi più chi meno, però per tutti i venditori le recensioni dicono: ma mi sono arrivati storti e puzzavano da bestie. Infatti, marrono, fanno schifo, fanno veramente schifo. Tra l'altro, aspettate un attimo. Io avevo comprato anche queste cose qui che ancora non ho incollato in giro, però già stanno facendo il loro lavoro. Si chiamano bus strap, queste cose qua, e queste che adesso non puzzano più per niente, quando sono arrivate erano intollerabili, veramente una schifezza totale. Però ho un piccolo trucco, ed è per questo che faccio questo video, per risolvere entrambi i problemi in un colpo solo. Il trucco è composto da due parti, ma sono entrambe estremamente facili e adesso le vedremo più nel dettaglio assieme. La prima delle due parti è prendere ognuno di questi pannelli, sì, purtroppo mi ci vorrà un po', e lavarli sotto l'acqua corrente, oppure se li mettete in un secchio potete lasciarli a bagno. Abbiate l'accortezza di fare in modo che si riempiano per bene di acqua, poi li strizzate, poi li ririempite di nuovo bene d'acqua, poi li ristrizzate, insomma 3-4 volte così. Oppure se avete un secchio, una bacinella bella grande, una vasca da bagno, la riempite d'acqua, li mettete tutti dentro, li magari di nuovo imbevete strizzati un paio di volte, poi li lasciate un pochettino a bagno, però non 20 anni, li potete lasciare una mezz'oretta a bagno, dopodiché li strizzate. E poi qual è la seconda parte del lavoro? Niente, semplicemente lasciarli in un posto magari aereato perché si asciughino prima per circa 24 ore. Dopo 24 ore, innanzitutto saranno bene belli tornati alla loro forma corretta e soprattutto non puzzeranno più, o puzzeranno molto 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 meno, comunque saranno tollerabili, e poi ovviamente nel giro di qualche giorno l'odore sparirà completamente. Se volete, io all'inizio ho anche utilizzato del sapone, però non lo so, credo che se sono proprio terrificanti potete provarci, però io prima farei un giro senza sapone, perché poi il rischio che il sapone non riusciate a toglierlo più bene dai pannelli e quindi magari di far più casino che beneficio. Quindi, secondo me, fatelo con l'acqua corrente liscia, pulita, e dovrebbe essere sufficiente. Ma bene, signori, ci siamo spostati in bagno. Scusate, l'audio non sarà dei migliori perché ovviamente c'è un sacco di rimbombo. Il pannellino, lo vedete, è lo stesso, un po' piegatino. Banalmente, lo mettiamo sotto l'acqua. Io ora ho una mano sola a disposizione perché con l'altra sto tenendo la videocamera, quindi non è l'operazione più facile per me. Ma semplicemente lo mettiamo senza paura di rovinarlo, perché più di tanto non si rovina. Ovviamente non strizzatelo come i pazzi, cioè trattatelo con un minimo di accortezza, però non c'è problema, veramente non vi dovete preoccupare più di tanto. Vedete, lo faccio riempire di acqua in ogni parte. Appunto, sarebbe meglio lasciarlo un po' a bagno, però riempire e strizzare fa sì che tutti i vari pori si riempiano e si svuotino, quindi si puliscano un pochettino di più. Ora diciamo che abbiamo finito, chiudiamo l'acqua e ora lo strizziamo per bene. Per strizzarlo per bene dovrei farlo con due mani, perché ovviamente con una non si riesce a fare al meglio, però vedete, non è che lo stia trattando con, non so, veramente con i guanti bianchi, lo sto abbastanza stropicciando, ma non si rovinano, Quindi lo strizzo al meglio che posso, così da rimuovere il più possibile l'acqua dall'interno, più che altro perché altrimenti non si asciuga mai. Vediamo un po', da questo lato è già migliorata la forma, ma forse era questo il lato
Ma guardate, guardate che è lievemente ancora arcuato, ma voi lo lasciate, lo appoggiate, possibilmente in piedi. Questi sono fatti con questa venatura qui, verticale orizzontale. Lo appoggiate in piedi qui così, o comunque da qualche parte, possibilmente dove prenda un po' d'aria, però appunto, comunque ci va una giornatina prima che si asciughi, possibilmente appoggiatelo in un posto dove sia il più dritto possibile, ovviamente, e quando si sarà asciugato sarà della forma giusta, quindi senza pieghe e soprattutto puzzerà sensibilmente meno, se non puzzerà più per nulla. Per ora l'odore è ancora nauseabondo, ma sono appena tornato, è ancora tutto bagnato, quindi ora lo sistemo qui in un angolo dell'ufficio assieme a tutti gli altri che devo finire di lavare. Aspettiamo i prossimi giorni, man mano poi lo monterò, vi farò vedere bene come. Comunque, questo era il trucchetto. Io ho dovuto cercare un pochettino di informazioni e quindi ho pensato di fare questo video perché magari a qualcuno di voi può tornare utile. Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Se ne avete voglia potete lasciarmi un mi piace, iscrivervi soprattutto al canale, così resti in contatto per un prossimo video che arriverà molto presto, sempre qua. Ciao a tutti!